strutturale che con quello che presentiamo stasera veramente raggiunge la completezza del restauro. È un po' curioso, devo dire, o comunque è così nascosto nei misteri della Divina Provvidenza, il fatto che questa cattedrale fu restaurata per il mio ingresso e la torre campanaria è restaurata per la mia uscita. Diciamo che anche dal punto di vista simbolico questa serata racchiude come una inclusione di 10 anni del mio episcopato qui a San Miniato, quando venne, era appunto terminato allora il restauro della cattedrale, fu proprio riaperta, possiamo dire, per il mio ingresso il 30 maggio del 2004. Poi, insomma, tutte le cose, diciamo, materiali e anche spirituali, per essere restaurate hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di tempo. Il restauro materiale e morale della nostra società, della nostra vita, è sempre qualcosa che richiede tempo, e quindi anche il restauro di questa torre campanaria ha richiesto tempo. Ci sono voluti questi 10 anni e anche più, perché per la verità quando arrivai già se ne parlava, già le campane erano state messe a tacere o quasi, o comunque si riteneva che dovessero tacere, perché gli studi fatti in quel momento indicavano il rischio per la cattedrale di, diciamo, di danni se le campane avessero continuato a suonare. Quindi il lavoro è andato avanti per parecchio tempo, e con fatica anche, tutte le cose belle chiedono anche fatica, sicuramente non possiamo pensare di ottenere qualche risultato senza sudore, fatica, impegno e qualche logro, come si dice in Toscana, al fegato, però poi qualche cosa si può anche ottenere con l'aiuto di Dio, e finalmente siamo giunti a questo restauro della torre campanaria, che fa veramente bella figura, fa bella figura su San Miniato e dà onore e prestigio anche l'illuminazione che è stata realizzata, ne esalta la bellezza, veramente è una torre magnifica, oltretutto sappiamo bene che è l'unica torre ancora rimasta del tempo medievale, autentica, l'unico segno, diciamo, ancora autentico di quel passato glorioso e significativo per San Miniato. Quindi sono veramente contento e soddisfatto di essere giunto a questa inaugurazione. E le nostre campane hanno ripreso a suonare e a indicare la gioia dell'incontro, le ore del tempo che passa, momenti anche meno gioiosi che fanno parte comunque della vita, ed è un bel fatto, ecco, anche appunto questo suono che dall'alto della torre percorre la nostra città, le nostre vallate, è veramente qualcosa che ci fa bene e ci carica l'anima, ecco, perché il suono delle campane in particolare ha qualcosa di speciale, tocca l'anima, di qualche modo. È un mistero anche questo, ma è così. Voglio, e chiudo perché lascio la parola a chi può dire molte cose meglio di me, però voglio veramente ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo magnifico restauro. Innanzitutto i finanziatori, che devo dire innanzitutto grazie allo Stato, al Ministero, perché ovviamente anche questo è stato un contributo fondamentale. Quest'opera è stata inserita tra quelle di interesse nazionale e quindi c'è stato un contributo
considerevoli da parte del Ministero dei Beni Culturali, e quindi va dato atto a quello che di questo fatto, e ringrazio diciamo lo Stato, quelli che erano allora al governo, se non sbaglio per un tempo c'era il ministro Rutelli, se non sbaglio, allora, e quindi primo grazie a questo, secondo grazie naturalmente va anche alla Conferenza Episcopale Italiana, perché c'è stato un contributo importante da parte dei fondi dell'8 per 1000, che sono ovviamente fondi che derivano dai cittadini, dall'imponibile dell'IRPEF dei cittadini, ma che sono amministrati dalla Conferenza Episcopale Italiana, e quindi abbiamo avuto un bel contributo anche da parte dell'8 per 1000 gestito dalla Conferenza Episcopale Italiana. Poi grazie, direi è scontato per noi, veramente una delle cose che questa esperienza sabignatese ho trovato di molto, molto bello, molto interessante e anche di soddisfazione, il contributo sempre generoso della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che ha a cuore il bene del nostro territorio, sia quello che riguarda le persone ovviamente, prima di tutto, ma anche patrimonio artistico, culturale che abbiamo, che è comunque un elemento fondamentale del bene comune, perché un popolo cresce, si sviluppa attraverso il lavoro, cosa fondamentale, prima di tutto attraverso la solidarietà, la giustizia sociale, ma cresce anche attraverso le sue espressioni culturali, attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, e questo abbondante in Italia e credo che sia una grande risorsa, quindi grazie anche in modo molto sentito alla Fondazione, al Presidente Giardini Salini che ha sempre accompagnato questo cammino con partecipazione profonda. Ci sono anche altre opere in corso, sta per concludersi anche il restauro, e sarà anche quella una magnifica cosa, il restauro della Pieve di Corrazzano, quasi ultimato il restauro anche interno della Pieve di Corrazzano, sarà un altro gioiello al quale ha contribuito e contribuisce la Fondazione. Quindi grazie a tutti i finanziatori, e poi grazie ai tecnici che hanno lavorato, e ai progettisti, l'architetto Lenzi, l'ingegner Ronchi, e poi ai quali si è aggiunto ultimamente un carissimo amico, professore dell'Università di Parma, ingegneria, che conoscevo da ragazzino, possiamo dire, e che ha fatto strada, anche lui si è affermato, che ingegner Royer, che si è aggiunto a dare compimento finale a questo lavoro di restauro. Grazie anche alla commissione di Arte Sacra, della Diocesi, personata qui dal presidente, dal responsabile presidente professor Ciardi, e tutti gli altri dell'ufficio beni culturali della diocesi, che hanno dato il loro apporto fondamentale per la riuscita di questo lavoro. E grazie poi alle maestranze che hanno lavorato, che si sono date da fare per realizzare quest'opera, sia per quanto riguarda le murature, la sistemazione del manufatto, sia per quanto riguarda poi il meccanismo del suono delle campane. Quindi grazie di cuore a tutti, e grazie a Dio che ci ha permesso di fare queste belle cose, che insomma possiamo dire ci fanno anche onore, nel senso che pensiamo di essere stati all'altezza del compito che ci era affidato anche dalle generazioni che ci hanno preceduto, e pensiamo di in questo modo di passare il testimone anche alle generazioni che verranno, lasciando in mano loro un patrimonio che si è non deteriorato, ma si è incrementato, valorizzato, si è rireso fruibile nel massimo dei modi possibili. Quindi grazie veramente a Dio e a tutti coloro che hanno collaborato, e buona serata a tutti.
grazie perché anche oggi siete così numerosi, veramente dà molta soddisfazione vedere la cattedrale così piena di gente. Un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti e un ringraziamento a Sua Eccellenza per aver condiviso con noi questa iniziativa di celebrazione dell'attore campanale. Un ringraziamento ai relatori, al professor Ciardi, al professor Roger Carpagni, all'ingegner Lombi e all'architetto Lenzi, che con i loro interventi ci illustreranno come è stato possibile riportare la torre campanaria, la torre di Matilde, alla bellezza che tutti possiamo vedere. Io stasera sono arrivato, ho visto veramente, magari non sempre ci si fa caso, ma stasera in modo particolare sono arrivato e ho visto veramente è stata restaurata in maniera splendida e come anche hanno fatto a renderla ancora in opera, ancora come torre campanaria, perché come ha detto Sua Eccellenza c'erano problemi di stabilità con il movimento delle campane. Bene, due minuti solo per dirvi che la Fondazione, come sempre, è accanto a queste iniziative. Fondazione opera per la crescita del territorio, per la crescita sociale, per la crescita economica, ma in maniera particolare per la crescita culturale del territorio. Crescita culturale che si manifesta con interventi come quello che abbiamo stiamo adesso inaugurando. Siamo vicini a iniziative private e pubbliche che riguardano interventi di manutenzione, di salvaguardia, di protezione dei beni artistici del nostro territorio. E in questo caso devo dire che c'è stato, come ha detto prima la Sua Eccellenza, un grosso collegamento tra la Fondazione e la Diocesi, ma tutto ciò è dovuto alla nostra tradizione, alla nostra nascita. La nostra nascita è strettamente collegata alla Diocesi. Il nostro fondatore, come ripeto sempre, è un vescovo, Monsignor Torello Pierazzi, e quindi noi siamo vicini a tutto ciò che la Diocesi esplica sul territorio e non potevamo non essere vicini alla salvaguardia dei beni della Diocesi stessa, che sono beni non della Diocesi, ma sono beni di tutti. Come sapete, il patrimonio artistico culturale in Italia è in mano, è la maggior parte della Chiesa e quindi la doppia funzione che abbiamo in questo caso è di salvaguardare il patrimonio artistico, il patrimonio architettonico della nostra comunità che è in mano alla Diocesi, ma per tramandarlo ai posteri, per cercare di tramandarlo in maniera più integra possibile alle future generazioni come noi l'abbiamo ricevuto, e insieme sono beni della Diocesi che noi ci pregiamo di salvaguardare. Che dire, questa piazza del Duomo, con gli interventi fatti nel passato sulla cattedrale, con l'intervento fatto adesso nella torre campanaria, ha un significato. Io credo che abbia un significato e credo che forse qualche altro intervento sulla piazza debba essere fatto, perché sono sicuro, credo fermamente, che questa piazza sia il centro di tutto il nostro territorio, centro culturale e centro religioso di tutto il nostro territorio. E quindi come tutti i centri, come tutti i pari, devono essere abbelliti in maniera adeguata. E abbiamo dato un bel... siamo andati avanti, abbiamo realizzato il restauro della cattedrale, adesso abbiamo realizzato il restauro della torre, manca qualche altro piccolo intervento. Dopodiché veramente tutti noi saremo fieri di avere la piazza del Duomo in perfetto ordine, sia per i turisti che verranno e sia per noi stessi, per chi crede e per chi non, per chi non è credente, perché questo è il cuore, il centro spirituale e culturale di tutto il nostro territorio. Grazie.
Buonasera, stasera siamo qui riuniti per il compimento del restauro di un campanile. Diciamo subito che forse, da un punto di vista ideologico morale, il restauro di un campanile è più importante del restauro di una cattedrale. Perché il campanile da sempre, da quando i campanili si sono eretti sulle nostre piazze, sulle nostre case, sulle nostre città, sono diventati identitari di un centro, identitari di una città. Se qualcuno ha esperienza delle piante quattrocentesche, cinquecentesche, la città è, il profilo della città, è tutto centrato sulla torre campanaria. E laddove la torre campanaria non c'era, si aspettavano, per cui certe piante di città si sono abbastanza distanziati, perché l'invenzione del campanile è il campanile. Intanto, quando si parla di campanile, devi fare una serie di distinzioni. Il campanile è un termine molto generico, perché un campanile può essere a vela, un campanile può essere una torre, diciamo così, scalare, una torre lolare, ma il campanile in Italia, nelle chiese italiane, nelle cattedrali italiane, soprattutto nelle cattedrali, è una costruzione isolata rispetto alla chiesa, affiancata, isolata. Mentre in Germania, in Francia, anche nei paesi nordici, ci sono quelli che si chiamano i Westberg o Westbaum, cioè quelle enormi torri che si erigono all'interno, sopra, e sono connaturate in maniera sinergica con la cattedrale, da noi il campanile invece è separato, quasi sempre separato. Si potrebbe fare un'illazione, e cioè nelle chiese del nord, il vescovo era anche principe, quei racconti che stanno. Da noi no. Il campanile acquista una sua validità perché rappresenta la sinergia tra il comune e la chiesa. Una sinergia che aveva dei momenti molto evidenti, per esempio gli atti notarili si rogavano all'interno della chiesa, l'actum in ecclesia Sancta Maria. E quindi quando si parla di questa vicenda dei campanili, che a un certo punto sono elementi della cinta muraria e poi diventano elementi invece della costruzione ecclesiastica, per poi ritornare molte volte a essere elementi della cinta muraria, non facciamo che ripercorrere un piccolo periodo di storia in cui questo rapporto simbionte tra popolo, comune e chiesa era il fondamento di una realtà. Le campane suonavano sui campanili. Le campane, lo sapete, tutte un nome, quelle antiche, nomi molto belli, anche molto commoventi. Le iscrizioni sulle campane, mentre Santa Spontanea, anche queste sono commoventi. Segnavano la vita, certo, il tempo si ha, specialmente quando non c'era l'orologio. I campanili sono stati fondati, chi dice da Corino da Nola, chi dice da Gregorio di Tours, fondati per avere le campane, quei suoni che chiamavano gli uomini al lavoro, ma li chiamavano anche la guerra. Quando per Capone disse: suonate pure le vostre trombe, che noi suoniamo le nostre campane, intendeva la campana del palazzometto, che allora non c'era. Le campane delle chiese dicevano: svegliatevi cittadini, noi siamo per essere passati. Segnavano la vita di Dio. Dalle tre pause, anche discorsi diciamo di carattere più ecclesiale, della invocazione dell'Angelus, fino a giorno e sera, fino alla vita, il battesimo, il congedo definitivo. Ecco perché il campanile è una che ha questa importanza non solo religiosa, ma anche evidentemente civile. Firenze, Venezia, Cremona, Siena, Arezzo, Rosseto, Massa Marina, campanili vicino alle chiese. Adorno, Strasburgo, Ulm, Vienna, Guadalupe. Un significato, quindi, soprattutto profondo, di evidenza, di condivisione tra la vita civile e la vita religiosa. Il campanile è anche una realtà profondamente identitaria in un altro senso. Sappiamo tutti, lo sanno anche i ragazzini che fanno un po' di storia dell'arte nelle scuole medie, che la struttura ecclesiastica aveva una sua derivazione codificata da una struttura antica, la basilica, che era una struttura civile, anzi una struttura commerciale. Ma il campanile non cambia. Il campanile nella invenzione iconografica è una invenzione puramente e precisamente cristiana. Perché? Perché si rivolgeva al popolo. La nostra religione
è una religione aperta all'Ecclesia, è una religione popolare, e al popolo si poteva comunicare in un solo modo, chiamandolo o solo per il campano. Ecco quindi che dico che la struttura che noi stasera inauguriamo, rinnovata, restaurata, riconsolidata, è un fatto che ci coinvolge profondamente. Anche il nome di questo campanile, la Torre di Matilde, è un nome che ha un suo significato. Sappiamo esattamente come il campanile faceva parte di quella circospezione murata, della terra murata di San Miniato, che ebbe varie vicissitudini, che la sua eccellenza, assieme a Don Federico, una struttura di carattere evidentemente militare, evidentemente estranea originariamente alla funzione della Chiesa, che sappiamo perfettamente, si è stata studiata, ma anche un fatto che non sia noto a molti, che è stato tenuto fortunatamente segreto, che quando si fece la tomba di Monsignor Vizzoni, si scese sotto, si incontrò la strada di Gesù, che passava arrivare fuori, cioè il campanile, quindi non solo si è fatto, ma è estremamente lontano. La Torre di Matilde. Questa situazione, addirittura gli storici locali, che sono sempre pronti ad aggregare alla specificità, alla novità del luogo, varie situazioni, dicono: Matilde non c'entra assolutamente niente, per carità, non è nata assolutamente nel palazzo dei vicari, tutta una situazione. Eppure, io ho fatto una piccola indagine sulle Torri di Matilde, perché le Torri di Matilde non sono soltanto a San Miniato. La Torre di Matilde c'è a Viareggio, a Tarquinio, a Trevi. Ci sono molte altre Torri di Matilde. E queste Torri di Matilde naturalmente non sono di Matilde, perché a Viareggio, all'epoca di Matilde, non so cosa fosse, era un posto sulla spiaggia. Lo stesso si può dire di Trevi, diverso dal discorso di Tarquinio. Umani poi di scuola San Miniato. Eppure se uno va a vedere quel che resta della rocca di Matilde, Macanossa, si accorge di un fatto interessante. Queste torri matildine hanno una formazione iconografica particolare. Se uscite fuori e fate un confronto, un atto immediato tra il nostro campanile, la nostra torre campanaria, chiamiamo torre campanaria, non campanile, molto più preciso, quello che resta è stato reinventato nella Torre di Federico, che ha colpito in una situazione abbastanza di facilità. La Torre di Matilde è forte, ben trattata, sta piuttosto in basso e il rapporto tra piezza e altezza è assolutamente diverso della Torre di Federico. E tutte queste torri matildine hanno questo aspetto. Un aspetto che vorrei dire un po' tonso, ma il termine è assolutamente improprio. Se uno ha il tempo, la pazienza, di un giorno umido però, di guardare la nostra torre campanaria, si accorge di quello che era la situazione originale. Era una struttura vuota e tamponata ad angoli interni, interno era di più. E anche questo riporta al discorso della torre di Canossa e le altre torri di Tintine. Certo, Matilde era morta da secoli, da 8 secoli e mezzo, però evidentemente aveva costruito, non lei, degli ingegneri militari che allora nella Toscana, nell'Etruria, tenevano scacco al moderatore e si portava di fronte al Papa, un sistema di strutture militari, cioè, da quel esempio lontano della Torre di Canossa si era diffuso. E quindi io, la Torre di Matilde, continuerò a chiamare la Torre di Matilde, anche se le porte già Matilde di San Miniato sono puramente o quasi puramente. In questa situazione il campanile, come vi dicevo, era una realtà in cui si incontravano le doppie esigenze del potere civile e del potere ecclesiale. Per esempio a Pistoia il campanile, in particolare il campanile è per metà del campanile della cattedrale, per metà del campanile. E questo è un fatto che spiega come in realtà questa situazione sia sostanzialmente inchiavantata e incementata. Del resto, anche in zone come non Pistoia, dove non so chi sia a il campanile, penso alla Torre di Pisa che conosco, ebbene, la partecipazione dei comuni ai lavori di restaurazione e fondazione non esistevano,
era molto forte. Il campanile interessava al vescovo, ma interessava anche in grande parte proprio al Papa. La torre campanaria di San Miniato ha avuto molte vicissitudini. È stata sempre, diciamo così, in una situazione abbastanza pericolante, anche perché chiaramente le fondazioni erano estremamente antiche. Ma è vero che quando ci fu il primo restauro di, diciamo, di ristrutturazione nel 1649, fu chiamato a restaurarla un certo architetto che si chiamava Baccio del Bianco, il quale, guarda caso, era soprattutto un architetto militare. Ed esistono ancora i disegni del progetto di restauro, non so, questo lo dico con estrema onestà, non so se quando noi troviamo documenti e progetti non è mica detto che quei progetti siano effettuati. Se mancano i libri dei conti, può darsi che il progetto sia purtroppo rimasto così un po' in aria, però fu chiamato a restaurare un ingegnere militare, perché allora ormai la torre di Matilde, la torre campanaria, faceva parte integrante della struttura della cattedrale, ma si sapeva che in origine non era una struttura eretta da un punto di vista ecclesiastico, ma da un punto di vista civile e militare. E nel 1649 fu lui chiamato a restaurarla. Io non so, quindi poi qui mi taccio perché sono curioso di sapere i tecnici quello che hanno fatto, se in questa operazione di restauro che cosa hanno trovato, perché poi gli scavi e restauri servono anche a questo, vedere quello che c'è sotto, diciamo, documenti, se documenti sono situazioni carteggiate, cosa hanno trovato in questa struttura? Sicuramente avranno rivisto quello che era l'impianto originario, che appunto era l'impianto di una torre militare, con grandi arcate e con scale probabilmente di legno. E se invece c'è stato qualcosa d'altro che rende ragione invece in questa situazione, cui anche San Miniato, che ha avuto vicende, come sapete, in cui il potere civile e militare è stato molto spesso sopraffattorio, quello ecclesiastico, non più delle possibilità di interesse a quella che era la vecchia collegiata, ci sono stati elementi che possono aiutarci in questo studio sui campanili, che lo studio che ripeto sia molto, molto promettente. Ebbene, si conclude dicendo che quello che speriamo è che il suono di queste campane, attaccate a questa campanile, ci accompagni ancora per anni, per chi meno, per noi, per decenni, perché il suono delle campane che qualcosa, come diceva succedenza, tocca il cuore, soprattutto scandisce le ore. In un momento come il nostro, il tempo vola per ragioni diverse ed è legato a meccanismi che non sono meccanismi meccanici, ma meccanismi elettronici, qualcosa che è mosso, almeno alla lontana, da mani d'uomo e si rivolge agli uomini, fa sempre un effetto di un certo coinvolgimento. Grazie. Buonasera a tutti e ringrazio anche gli organizzatori di avermi invitato, anche se, come dice la sua eccellenza, io mi sono unito in questa avventura a lui. Io insegno scienze delle costruzioni, quindi sono ingegnere strutturista, infatti parlerò solamente della parte più tecnica che riguarda il funzionamento di questo campanile. E in particolare il titolo del mio intervento è Campane e campanili, un'integrazione risonante. E spero alla fine di questi pochi minuti di darvi un'idea di che cosa vuol dire integrazione risonante. Allora, la struttura della torre di Matilde è abbastanza complessa. Ecco, sicuramente dopo gli altri lettori che seguiranno daranno una visione più. Per quello che interessa la mia parte, ovvero del comportamento dinamico, c'è da notare che la torre ha subito varie trasformazioni e, cosa più unica e più grande, credo, fa parte integrante dell'uomo. Perché una parte della torre, lo vedete in questa rappresentazione, vediamo se, ecco, questa
come vedete qua giù, questa parte rossa, la vecchia torre, una parte, una delle pareti manca, è stata aperta proprio a corrispondenza dell'altare per fare spazio appunto al trono che entra dentro la torre. Questo da un punto di vista strutturale vuol dire cambiare notevolmente il comportamento della struttura, si ha un cambio della sezione resistente perché si è in qualche modo inserita una ferita all'interno della torre stessa. Note anche le sacrestie che sono state realizzate successivamente nel XIV secolo, e i muri delle sacrestie collaborano con la torre nei confronti dell'azione orizzontale. Quindi il comportamento di questo elemento è molto molto complesso. E possiamo pensarla composta da qualche settore. Chi ha fatto la visita pochi minuti fa l'ha vista con precisione, il settore sottotetto, il settore numero 1, la cella campanaria, che è il settore numero 2, il locale sotto le campane e poi la parte più bassa, che è l'abside del duomo. E ciascuna di queste parti ha delle caratteristiche meccaniche ben diverse in quanto lo spessore dei muri cambia. Da 2,5 metri in basso, andando in alto, si assottiglia ovviamente anche per ragioni statiche. Vari rimaneggiamenti, accennava prima il professor Ciardi ai lavori di Baccio del Bianco, effettivamente la torre era vuota all'inizio e un'opera interessante proprio in corrispondenza dell'altare per sostenere il peso della torre è stato realizzato un arco sesto acuto che sostiene questo maschio murario che vedete rappresentato in questo disegno. Questo qua. Ora, scusate. Questo è l'arco sesto acuto sopra l'abside, sopra l'altare, che si vede salendo sulla torre al di sotto della scena campanaria. Poi si notano anche tutti questi archi tamponati perché la struttura era aperta, che nel corso degli anni si sono appunto, che hanno cambiato la ricidenza stessa della torre. Ecco, la cella campanaria è composta da 6 campane, 4 più grandi, che oscillano in direzione est e ovest e 2 più piccole in direzione nord e sud. Sono campane di grandi dimensioni, la più grande, un ordine di grandezza, ha un peso di 1,7 tonnellate. Il sistema di oscillazione è un sistema a battuta a slancio che viene azionato da motori elettrici. Addirittura le campane più grandi oscillano proprio in modo da sollecitare la torre proprio dove ha la sua ferita, dove manca del tamponamento inferiore che è stato asportato proprio per far posto alla chiesa. Il moto delle campane ovviamente trasmette delle forze alla torre. La forzante, quello che ha provocato tanti problemi, è stata proprio l'interazione tra il moto delle campane, il moto ciclico, e i modi proprio di vibrazione della torre stessa. L'azione orizzontale che viene trasmessa dalle campane è un'azione anche abbastanza complessa perché non è rappresentabile con una funzione armonica semplice, ma conta di varie frequenze, in particolare ci sono 2 frequenze fondamentali. Le vibrazioni della torre. Le vibrazioni della torre risentono proprio della conformazione stessa, ovvero di questa ferita che è in basso e del tamponamento che sono stati fatti delle varie parti che prima erano aperte. Sono state ben rappresentate in un lavoro del 2005 di Bennato, Nardini e Salvatore, pubblicato su una rivista importante, più una straccia degli ingegneri dell'American Society of Civil Engineers. E qua vedete in questa simulazione numerica come oscilla la torre per effetto della sua conformazione, per effetto dei suoi rapporti fra masse e rigidezze. E in particolare c'è un moto particolarmente insidioso che è un moto di torsione che vedete rappresentato in questo modo,
Qua c'è una questa parte della figura, vedete che è come se la torre si attorcigliasse su se stessa, e qua vedete con precisione che questo effetto è dovuto proprio alla dissimmetria della rigidezza, che è dovuta all'asportazione del pavimento murario interno. Il primo intervento che è stato fatto è stato quello di rinforzare la torre con un telaio, è stato effettuato dalla ditta Capanni, che ha costruito il sistema automatizzato di azionamento della campana. Allora, grosso modo, è stato costruito un primo telaio in corrispondenza del locale sotto campana, che sporge sulla cella campanaria, ed è questo che è stato solidarizzato ai maschi murari della torre stessa. Su questo primo telaio sono stati posti degli smorzatori elastomerici, degli shock absorber, degli dispositivi che sono in grado in qualche modo di dissipare le vibrazioni, e su questi shock absorber è stato costruito un secondo telaio in acciaio, che non è stato collegato con i muri esterni. Poi le campane sono state collegate direttamente al secondo telaio. E le vediamo qua. Lo scopo, ovviamente, era quello di isolare il moto delle campane dalle vibrazioni proprie della torre. Qua vediamo il primo telaio del locale sotto campane, che come vedete è collegato ai muri perimetrali. Questo invece è il secondo telaio d'acciaio che sostiene le campane nella cella campanaria. Come vedete, tutte le campane sono collegate a questo telaio d'acciaio. E anche i moti e anche i motori che collegano, che danno appunto lo slancio alle campane, sono anche questi collegati. E questo intervento non è stato risolutore, perché ci sono stati, non è risultato sufficiente a isolare le campane come ci si prefiggeva. C'è stato appunto subito dopo questo primo intervento una serie di lesioni che si sono manifestate due volte, erano lesioni nuove, ma soprattutto lesioni vecchie che si sono riaperte per effetto di questo modo. A questo punto sono stato chiamato a questa fase, Sua Eccellenza, carissima persona che conosco da più di 20 anni oramai, forse anche di più, anche 30. Ecco, qual è il problema? Io cercherò di spiegarmi in maniera semplice. Il problema grosso è il problema della risonanza. Cos'è la risonanza? È un fenomeno in cui l'ampiezza delle oscillazioni che vengono indotte in un sistema da una sollecitazione esterna assume valori molto elevati solo a determinate frequenze della forzante. Per spiegarmi meglio, cerco di far partire, ecco, un filmatino, questo l'ho scaricato da internet. Come vedete, è un elemento nella quale la forzante è costituita dalle oscillazioni della base. Vedete, questo elemento è la base, e su questo tavola vibrante sono stati costruiti 3 modelli che rappresentano 3 strutture con caratteristiche meccaniche completamente diverse. Ora, in questa simulazione, la forzante viene fatta aumentare via via. Come vedete, oscilla sempre di più. Ecco, quello che si nota è che a un certo punto uno di questi 3 elementi comincia a vibrare, in questo caso quello più alto. Vedete, andando ad aumentare la frequenza delle vibrazioni, solo quello aumenta le vibrazioni. Fintanto che, andando ancora avanti, vedete, questo comincia sempre a oscillare sempre di più, qua la forzante viene modulata in modo tale da rappresentare tutto uno spettro di frequenze, e gli altri 2 stanno fermi. Intorno al 4 Hz, 4 cicli al secondo, si ha questo fenomeno,
nel quale l'elemento comincia a vibrare notevolmente. E la cosa interessante è che andando ad aumentare ancora la frequenza, non è che queste oscillazioni continuano, vedete, si stanno sempre più smorzando. E entra in risonanza non questa struttura, ma entra in risonanza invece la struttura successiva. È un po' quello che succede nelle vecchie radio. Un tempo c'erano queste radio con la manopolina che si usava per sintonizzare. Ecco, sintonizzare una radio su una stazione, altro che non voleva dire, che cambiare la risposta della ricevente in modo tale da andare in risonanza con l'onda elettromagnetica che rappresentava appunto la trasmissione di cui volevo appunto che volevo sentire. E se avete, immagino, fatto tutta questa esperienza, basta ruotare di pochissimo la manopolina per uscire dalla risonanza e quindi non captare più la stazione volta. Ecco, qua è successo una cosa del genere. Le campane andavano proprio in risonanza con il moto della tromba. Quando sono intervenuto io, tutte e quattro le campane principali andavano in risonanza. Infatti, da delle prove che sono state effettuate, si può stimare che la struttura va in risonanza quando le campane oscillano circa 51-52 colpi al minuto. La campana più grande, la campana A, aveva una frequenza di 48 colpi al minuto, la campana B di 50 colpi al minuto, la campana C 53 colpi al minuto e la campana D 54 colpi al minuto circa. E allora che cosa succede? Che la frequenza di risonanza era proprio nel mezzo. Cioè, c'erano due campane leggermente al di sotto della frequenza pericolosa e due campane leggermente al di sopra. E questo voleva dire che per allontanarsi sufficientemente dalla risonanza bisognava fare un'operazione di questo genere. Rallentare due campane e al tempo stesso velocizzare altri due, cosa ovviamente più complicata di fare altri tipi di intervento. Allora, le campane A e B andavano rallentate. E per poterle rallentare, una azione che devo dire era stata anche ben descritta in un lavoro del 2005, sempre da Bennati, Nardini e Salvatore, anche questo pubblicato sul giorno dello stagio degli ingegneri dell'Asce, tra l'altro i professori Bennati e Salvatore erano intervenuti anche all'inizio sulle prime prove che vennero fatte proprio su questa teoria. Seguendo appunto questa idea, una possibilità è quella di aggiungere una massa in modo tale da rallentare la campana. E questo è quello che è stato fatto. Vedete, nella campana A c'è questa massa addizionale che è diciamo inserita su questo telaio e questa massa aumenta il peso della campana e ne diminuisce la velocità di oscillazione. Stessa cosa è stata fatta nella campana B. Cosa è stato fatto poi? Bisognava affrontare le altre due campane, le campane C e D, che andavano velocizzate. Non le potevo fare lo stesso intervento perché ovviamente sarei andato proprio nelle frequenze pericolose per la terra. Allora, rallentare è relativamente facile, non è facile, però si può fare aggiungendo delle masse. Per velocizzare andrebbe aggiunta una massa in basso, però questo comporta dei problemi non indifferenti proprio per come è fatta la campana. Se deve oscillare, effettivamente come faccio ad appesantire la base della campana? Cambierei completamente il suono. Allora, una tecnica che è stata sperimentata quella di velocizzare la campana aggiungendo un parallelo una molla. La molla ha una certa rigidezza e quindi ne velocizza il moto. Per quello che so io, questo è stato il primo intervento tentato su una campana in queste condizioni. Questa è la foto delle due molle che compongono la campana, vedete, sono quegli oggetti bianchi ai lati della campana stessa. Questo è la campana C, questa è la campana D, sempre con queste due molle.
Queste sono altre viste sempre della campana C e questa della campana D. Ecco, quello che si può notare, anche questo è un particolare della molla, è una semplice molla rotazionale, è collegata, diciamo, si appoggia intorno a un profilo circolare ed è collegata all'estremità tramite un braccetto al morso della campana stessa. Questa è una vista dal basso di questo sistema di molle. Ecco, il moto della campana si sviluppa in questo modo. Vedete, quando oscilla il braccio va, diciamo, a toccare l'elemento sporgente della molla e in questo modo si velocizza il moto. Dopo l'intervento la campana è stata portata da 48 a circa 44 punti al minuto, la campana B da 50 a 45, invece le campane C e D hanno leggermente incrementato la loro velocità. A livello sonoro il cambiamento, per quello che mi è dato di sapere, non è percettibile, ma tanto è bastato per allontanarsi dalle condizioni di risonanza. Poi questo tipo di intervento è poco invasivo e totalmente reversibile, perché in qualunque momento possono essere tolte le masse, può essere tolta la molla e la situazione è esattamente la stessa di prima. Una domanda che mi sono posta, ecco, ma quando originariamente le campane furono installate, il campanile andava in risonanza? Guarda, le campane hanno più di 100 anni, quindi non lo so perché non c'erano. Credo di no, che non andassero in risonanza. Però quello che bisogna capire è che in generale le strutture cambiano nel tempo, si possono degradare, le frequenze di vibrazione della struttura stessa possono aumentare perché aumenta la rigidezza, possono diminuire, anche gli interventi stessi di consolidamento la possono irrigidire. Anche una struttura non è mai statica, è sempre in continua evoluzione. E quindi è chiaro che nel corso degli anni ci sarà sempre bisogno di un continuo adattamento per poter in qualche modo anche conservare lo strumento stesso. E d'altra parte gli interventi di consolidamento sono necessari perché altrimenti l'alternativa è il crollo della costruzione. Infine vorrei ringraziare il professor Stefano Bennato e il professor Walter Salvatore dell'Università di Pisa e i loro collaboratori, in particolare l'ingegner Luca Nardini, che hanno messo a disposizione i loro accurati studi che hanno riguardato sia il rilievo, la modellazione strutturale, la simulazione del moto della torre e anche l'idea di aggiungere una massa su una campana. Studi senza i quali sicuramente questo restauro non sarebbe potuto avvenire con successo. Un ringraziamento alla professoressa Maria Luisa Beconcini, sempre dell'Università di Pisa, che è stata consulente della direzione dei lavori durante la realizzazione del trial in forza acciaio e sotto la cui direzione sono state effettuate le prove dinamiche nel corso d'opera e finali a collaudo dell'opera di restauro. Questo vi ringrazio per l'attenzione. Risalente alla metà del XII secolo, che ha una pianta rettangolare di circa 10 metri per 6 e un'altezza di 35 metri. E faceva, come ha detto il professor Ciardi, di una cinta fortificata. La struttura principale era costituita da quattro grossi pilastri d'alto, collegati da paramenti murari piuttosto snelli. E qui si può vedere questa
vecchia ricostruzione. Peraltro la torre, e questo è già stato evidenziato, era completamente separata da via di Santa Maria, anch'essa risalente al XII secolo, e così è rimasta fino alla metà del secolo XV, e si vede perché la chiesa è quella dipinta in giallo, la torre è quella in rosso. Fu dopo il XV secolo che la torre, che già aveva subito non poche modifiche architettoniche, subì gli interventi più importanti, in conseguenza dell'ampliamento della chiesa, che giunse, come ha detto il professor Roy, a inglobare la torre stessa. Infatti la navata centrale fu prolungata fino alla parete est e l'abside fu ricavata alla base della torre, svuotando appunto la parete ad ovest della torre stessa. Fu costruito un arco di scarica a tutto sesto e un sottostante arco superiore al sesto appunto, un inferiore a tutto sesto, che più o meno avevano la stessa imposta. La torre fu quindi trasformata in campanile, così come oggi risulta e si vede dalle sezioni delle, questo è i due archi di scarico realizzati per poter creare lo sfondamento delle pareti, e queste sono le sezioni della torre campanaria che hanno poi accolto l'ascella campanaria. Però tale trasformazione con le conseguenti oscillazioni delle campane ha indotto azioni dinamiche orizzontali non previste, e questo è stato un pochino, diciamo, la sorpresa proprio dovuta all'indebolimento della struttura di base. I quattro pilastri d'angolo che costituiscono ancora oggi l'ossatura portante originaria risultano pienamente efficienti, mentre i paramenti interni e esterni sono per lo più privi di ammossature e talvolta sconnessi con gli stessi pilastri d'angolo. E qui si vede un po' le problematiche che avevano le predatori. Quindi si era manifestato un quadro costruttivo di un certo rilievo, e fu ritenuto opportuno, proprio in occasione del lavoro di restauro della cattedrale, che iniziò credo nel 1995, a monitorare il campanile per capire soprattutto se le vibrazioni indotte dal movimento delle campane potessero ulteriormente danneggiare le strutture, se non addirittura compromettere nel tempo la sicurezza statica della torre. Per questo, in occasione dell'intervento del restauro, il capitolo dei canonici affidò il monitoraggio della torre al Dipartimento di Ingegneria Strutturale dell'Università di Pisa, sotto la direzione scientifica della professoressa ingegner Maria Luisa Riconcini. E lì si vede i traduttori che furono messi per le verifiche strumentali. Il monitoraggio, allora effettuato, ha evidenziato che il problema maggiore è derivato proprio dall'utilizzo delle campane. Infatti, come diceva in maniera compiuta il professor Roger, l'oscillazione delle campane maggiori provoca una notevole amplificazione della risposta della torre alle azioni dinamiche in gioco, e questo sembrava essere legato al fenomeno di risonanza conseguente alla vicinanza della frequenza propria di vibrazione della torre in direzione est e ovest, con la frequenza di una componente armonica della forza orizzontale delle campane. Quindi c'era questa interferenza che nuoceva alla stabilità dell'elemento strutturale. Quindi in fase di oscillazione delle campane la risposta alla torre dava delle, soprattutto in presenza di sconnessioni preesistenti, dava problemi alle, diciamo, alla natura stessa della struttura della torre e dei materiali. Era così come realizzata in muratura. Quindi, per evitare ulteriori danneggiamenti, sembrava logico non più far suonare, ma la volontà della Curia diocesana, in particolare il suo vescovo Monsignor Tardelli, è stata quella di un recupero pieno della torre, non solo nella sua parte architettonica, ma anche nella ricerca di un sistema strutturale tale da consentire di far suonare nuovamente le sei campane installate nella sede. In primo luogo, mentre si realizzavano i lavori di restauro,
del campanile, si è provveduto a consolidare le muratori verticali e orizzontali con l'inserimento di rinforzi strutturali metallici, sia per superare le sconnessioni tra le pareti verticali e quattro pilastri d'angolo, sia per consolidare i solai di piani ormai degradati dal tempo e dalle intemperie, con l'inserimento di armature metalliche, sono state poste appunto dei consolidamenti strutturali delle pareti e nei solai, come questo è un vecchio solaio sulla base della torre e questo è stato fatto un consolidamento sottostante. L'aspetto certamente più delicato, come ha evidenziato il professor Roy, è stato il recupero del concerto campanario. A tal proposito fu individuata nell'esperta ditta Capagna di Castelnuovo Monti la ditta che doveva provvedere appunto alla ristrutturazione della cella campanaria. In accordo con l'ingegnere della ditta fu progettata una struttura metallica di sostegno, tale da conservare il precedente posizionamento delle campane, pur svincolandola dalle pareti, quindi non appoggiavano sulle pareti da torre, ma erano completamente svincolate e realizzate su un telaio di sostegno. La riduzione delle vibrazioni, dei rimbombi e dei contraccolpi trasmessi dall'impianto campane ai paramenti murari è avvenuta mediante l'inserimento tra la struttura metallica autoportante di sostegno delle campane e la struttura metallica di isolamento della torre di un adeguato sistema ammortizzante costituito da apposti elementi. Successivo intervento è stato quello di modificare la frequenza delle campane, diminuendo quelle delle campane maggiori con l'inserimento di contrappesi e aumentando quella delle campane intermedie con l'inserimento di particolari molle posto lungo l'asse del monte. Tale studio è stato condotto con successo dal professor Roy al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Bari. L'intervento strutturale si può ritenere così concluso e il risultato è pienamente soddisfacente. Ciò è stato confermato anche dalle ultime analisi dinamiche eseguite dopo l'intervento, sempre dal laboratorio di ingegneria strutturale dell'Università di Pisa. Oggi il recupero della torre è completo e così si può dare piena voce alla cattedrale. Grazie dell'attenzione. Conservativo da eseguire di non facile esecuzione, l'architetto Lorenzi e Toni, i professori dell'università, la signora ingegnere De Puccini per quanto riguarda la fase iniziale del monitoraggio, il professor Royer per la conclusione di questo restauro in senso positivo e poi l'ingegnere Gronchi, mio collaboratore per la parte strutturale e naturalmente per ultimi, per minore importanza, i finanziatori, il Ministero dei Beni Culturali, la CEI, la Fondazione e tutti quelli che si sono adoperati, l'Ufficio Beni Culturali, in prima persona il nostro Vescovo che ha seguito costantemente questo lavoro e quindi vorrei ringraziarli e le ditte anche che hanno eseguito egregiamente questo restauro, la ditta Scerbioni per la parte edile, la ditta Campani per le campane, la Rosi per la parte illuminotecnica, la ditta Cinelli per le riprese pittoriche della cattedrale e tutti quanti quelli che io ora in questo momento omento di rammentare. Come avete già sentito, il professor Royer ha già accennato a quelle che sono state le varie modificazioni che si sono succedute nel tempo. La più importante certamente di queste variazioni è stata quella del secolo XV, quando
l'ampliamento della cattedrale di San Miniato ha inglobato la torre campanaria, la torre medievale, e l'ha fatta, l'ha trasformata in una torre campanaria. Certamente questa trasformazione, che è consistita in varie opere di notevole importanza, quali ad esempio la demolizione della parete ovest con la sostituzione di un arco e quindi la mancanza di quella massa muraria, come pure la realizzazione della scala per accedere alla torre, realizzata fra il paramento murario esterno della torre e il paramento murario interno di più recente costruzione. Oppure, inoltre la cosa più importante ed essenziale, l'inserimento delle campane all'interno degli archi ogivali ricavati a livello del terzo ordine di quelli che erano gli archi della torre originaria medievale. E tutto questo, seguito anche da modifiche successive che si sono avute nell'arco del tempo, nel 600, quando è stato costruito la casa del proposto, modificando anche in quel caso la base della torre, cioè eliminando i contrafforti che erano un elemento importante per la sua stabilità, oppure la costruzione del piccolo locale in aggetto addossato alla torre sul lato est che ospitava i mantici dell'organo, o comunque l'ampliamento del coro che risale sempre agli anni a fine del 600, sono tutte opere che hanno in qualche modo segnato le trasformazioni e la vita di questo manufatto. Quindi nel partire, nell'eseguire un restauro conservativo, ci siamo basati fondamentalmente sullo studio di queste stratificazioni storiche, che sono notizie importanti da tenere in considerazione per eseguire un restauro corretto che tenga conto di tutte le trasformazioni storiche, cercando di renderle comunque leggibili nel tempo senza interferire più di tanto con gli apporti, con le nuove opere necessarie, sia per manutentare il manufatto sia che per renderlo più stabile, come in questo caso era necessario. Quindi io vorrei mostrarvi semplicemente una serie di foto che vi mostrano sia in parte alcune situazioni precedenti e in parte alcune immagini del manufatto restaurato, tenendo conto del tempo che abbiamo. Pertanto, questa era la torre, come si presentava qualche anno fa, nel 2001, quando è iniziato il monitoraggio, con una bellissima pianta di fico che anche fruttificava e che andava e occupava con tutte le radici tutta la parete a destra della torre. Vedete bene nel paramento murario sono visibili, anche se tamponati, gli archi che corrispondevano alla vecchia torre medievale di Ripisa. Questo era lo sbarco in copertura, perché la torre era comunque accessibile fino alla sommità, ma con delle scale in legno. Queste erano le quattro edicole presenti sui quattro angoli della torre e che presentavano, insomma, segni notevoli del tempo. Ecco, come vedete, questo è il campanilino a vela, perché questa è una particolare dell'edicola, questo è il tetto in rifacimento dello sbarco in copertura, il rifacimento anche di tutte le canalizzazioni dell'acqua meteoriche che a quei tempi erano completamente intasate, quindi la copertura della torre funzionava da piscina anziché dal grondo delle acque, per cui creando notevoli problemi alla struttura. Questo è il campanilino a vela,
che accoglieva una piccola campana collegata con l'orologio presente sulla torre che segna le ore e attualmente è stato rimesso in funzione. Questo campanilino è stato restaurato ovviamente con la sostituzione di alcuni pezzi di parti mancanti con operazioni di sbuci e cuci. Questo, vedete l'immagine del pavimento di sommità, una volta restaurato e ristuccato nei giunti, il casotto per lo sbarco e le edicole restaurate e rimesse in ordine. Questo è invece la ringhiera che è stata posta perimetralmente in sommità con la funzione sia di protezione per la caduta che per un discorso di manutenzione quale linea vita per ancorarsi nel caso di dover eseguire opere di manutenzione al campanile per motivi di sicurezza. Ecco, questo è in fase di esecuzione. Questo è un particolare del paramento e questo è il campanilino ancora non dotato della campana ma poi successivamente inserita anch'essa. Queste sono sempre della copertura, ecco la campana restaurata e ricollocata nella sua posizione e questa è la vista dal campanile, si può ammirare tutto Savignato e anche oltre. Questo invece è un'immagine presa dal basso in corrispondenza dello sbarco in sommità. Questo è mancante della vecchia scala perché esisteva una scala a pioli in legno che conduceva alla sommità del campanile. E queste sono le catene di cui appunto si parlava prima che erano state messe durante i restauri nel tempo per rinforzare il campanile. E questi sono i particolari dell'intradosso del solaio di copertura coperto con una volta a botte lunettata in mattoni nella quale abbiamo eseguito degli interventi di scuci e cuci di consolidamento e di restauro. Questo è lo sbarco e questa è la volta vista da vicino e questa è un'immagine da sotto della volta a botte. Questo qui è il primo solaio che incontriamo calando dall'alto verso il basso e quindi il solaio sopra alla cella campanaria, un tempo realizzato semplicemente con delle tavole poggiate di legno sulla struttura portante. Oggi è stato conservato, sono state conservate le trave originali in legno ancora buone ed è stato inserito fra il tavolato dell'intradosso e il tavolato dell'estradosso del pavimento una struttura in ferro di consolidamento. Qui siamo a livello della cella campanaria, prima del restauro, e questo è l'ultimo tratto di scale che porta in sommità. Questa è la cella campanaria, prima del restauro come vedete c'erano le scale in legno che conducevano al solaio sottostante e questo è lo smontaggio del solaio di piano dove sono le campane perché questo solaio presentava una struttura lignea ormai fatiscente per cui abbiamo proceduto con lo smontaggio e il recupero di tutto il materiale che ancora era idoneo e la sostituzione di questi pezzi di travi giuntati con delle sciarpature che non erano più in grado di sostenere il peso. Questo è il rimontaggio del solaio delle campane con nuovi travi, corditura lignea, soprastante massetto e guaina e ricollocato sopra come pavimento le mezzane di recupero che costituivano il pavimento originario. Questo è il solaio sotto le campane visto da sotto, dal livello inferiore e questi sono gli elementi del castello in ferro che dal piano delle campane scendono nella parte sottostante e che hanno la funzione di consolidamento della struttura
e che poi sono stati completati. Questo è in fase di montaggio, il castello che sorregge le campane, questo è il consolidamento sottostante e queste sono le scale che scendono dalla quota delle campane al solaio di sotto, di cui vedete una parte sono realizzate in ferro e una parte sono le scale originarie in pietra, consolidate anch'esse. Questo è un particolare di quello che era il paramento murario esterno, che come potete vedere è stato totalmente lavato, spazzolato, con risultato nei commenti, e tolte queste piante che lo ricoprivano per buona parte. C'era questo filo enorme. È stato eseguito varie opere di succi e cuci perché esistevano alcune fessurazioni, anche se datate, anche se antiche, ma di una certa consistenza, che dovevano essere quindi eliminate. Questi sono i tiranti esistenti, che sono stati appunto restaurati anch'essi perché presentavano parti ginose, quindi dovevano essere protetti. Ecco, questi li vedete. E poi con opera di cuci e scuci richiusi. Questi sono i cavi chiave a livello del piano delle campane, inseriti all'interno della muratura e poi coperti. E questo è il paramento murario lavato, spazzolato e ristuccato una volta terminato. Questo è l'orologio. Anche l'orologio ha avuto un suo restauro sia da un punto di vista architettonico che da un punto di vista di funzionamento meccanico. Come vedete presentava parti in pietra fortemente degradate, sono state in parte riprese e in parte ricostruite con me a mano, ovviamente. E qui si vedono le varie fasi della ricostruzione e questa è una fase quasi finale dell'orologio. Questo è il giunto di cui si parlava prima a livello strutturale, cioè fra i pilastri d'angolo e le murature di tamponamento eseguite nel tempo successivamente, quando sono stati tamponati gli archi a tutto sesto e la torre è stata chiusa nella parte bassa e lasciato soltanto le aperture ogivali soprastanti. Queste fessurazioni sono state chiuse e ricucite con inghisaggi e con ammorsature. E questo è un particolare della scala in pietra a sbalzo nella muratura, che aveva bisogno di un sostegno ulteriore fatto appunto con l'ocarina in ferro e che è la scala originaria che abbiamo trovato. Questi sono i particolari, questo è il sistema di scale e questo è l'elemento di consolidamento sotto le campane. Queste sono tutte le scale in legno, sono state sostituite con scale in ferro che salgono fino alla sommità. Questo è quando sono state smontate le campane all'inizio dei lavori per portarle in officina a fare un restauro anche delle campane, calate a terra e rimesse al loro posto, dotate di ceppi, motori e quant'altro necessario per il loro funzionamento. C'erano tante mamme che accompagnavano i bambini a scuola della scuola dei
spontaneo dire una cosa che può piacere dire anche stasera. Dice: a cosa servono le fondazioni? Bene, detto queste mamme, le fondazioni servono a questo, servono ad esempio a costruire la scuola dell'infanzia, le fondazioni servono a costruire, a ristrutturare le scuole, a ristrutturare le chiese, a fare le rotonde stradali, ad assistere gli anziani, ad assistere i giovani, a mille iniziative, ad assistere tutto ciò che è volontariato. È questo che servono le fondazioni. E questo vorrei essere anche un pizzico di polemica verso chi intenderebbe portare a sé il patrimonio delle fondazioni, portare all'interno di chissà quale altra struttura pubblica, perché se stanno sul territorio le fondazioni, interventi vengono eseguiti, vengono fatti e sono visibili. Se vanno nel calderone, non so, soldi, le risorse delle fondazioni che fine fanno. Questo ci tenevo a dirlo, grazie. Solo una parola a conclusione di questa bella serata, anche per invitarvi all'aperitivo che è preparato nel Palazzo Vescovile, bel palazzo anche quello, per la verità, che completa la bellezza di questa piazza. Voglio sottolineare anch'io brevemente alcune cose. Intanto, questo lavoro che è stato complesso, l'abbiamo visto, è stato importante, ne siamo orgogliosi giustamente, però i lavori poi vanno continuati, bisogna mantenere la vigilanza su queste nostre opere e quindi dobbiamo monitorare e mantenere un occhio attento su quello che accade. E, ecco, mi sembra importante sottolineare che veramente quest'opera è stata una sinergia, non solo per i finanziamenti che sono stati di diverse provenienze, ma anche dal punto di vista proprio della realizzazione dell'opera, perché la prima fase, per esempio, quella che è stata portata avanti con il contributo del Ministero, è stata a diretta conduzione della sovrintendenza e poi la seconda parte è diventata a diretta dipendenza della diocesi. C'è stata una sinergia anche, prendo spunto da questo anche per ringraziare la sovrintendenza e tutti i suoi funzionari per questo programma. Non è stato facile mettere insieme pubblico e privato, risorse e anche intervento. Non è stato facile, sono stati momenti un po' anche critici, non si sapeva come passare da una direzione all'altra del lavoro, però poi alla fine quest'opera è anche un esempio di sinergia positiva, quella di cui c'è molto bisogno oggi nel nostro paese, tra pubblico e privato, privato sociale e privato. Voglio dire anche un'altra cosa, non è stato sottolineato, ma mi preme dirla: questa torre campanaria è stata restaurata e offre il suono delle campane che ora tra poco risentiremo a conclusione di questa nostra serata, sentiremo il doppio delle campane, ma è anche stata resa visitabile questa torre. Quindi questa torre si può visitare, si può salire sopra e da sopra ammirare uno scorcio di San Miniato del circondario che è originale, che non è consueto, perché fino ad oggi solo qualche ragazzo dei tempi andati saliva sul campanile per suonare le campane e poteva vedere di lassù. Oggi invece questa torre, non da subito, ma nel giro di poco tempo, sarà aperte ai turisti e ai visitatori, quindi si potrà salire sopra e da sopra, da questa terrazza molto bella, ammirare tutto il territorio. Mi unisco poi a quello che diceva il Presidente Guicciardini sulla piazza. Ecco, effettivamente ancora ci sono degli interventi da fare, qui faccio un appello al Comune, la torre campanaria è anche torre civica, lo
l'orologio che gira segna le ore anche per il comune, perché così è sempre stato, tant'è vero che la manutenzione dell'orologio era appannaggio, privilegio e responsabilità del comune. Questo orologio bello, tra l'altro, non so se avete fatto caso, è un orologio a una lancetta sola, non sono due lancette, una lancetta sola che segna le ore e i minuti, ma con una sola lancetta. Ma ecco, credo che bisogna intervenire sulla piazza, renderla più bella, forse togliere questo ghiaino che si muove in continuazione, e realizzare qualcosa di simile a ciò che è stato fatto nella piazza dell'ospedale. E poi, io lo dico ancora mentre mi appresto ad andarmene, bisogna rendere più facile l'accesso a questa piazza, come hanno fatto tante altre città, anche meno importanti di San Miniato. Bisogna munire questa piazza di ascensori o scale mobili che permettano anche alle persone che non possono fare queste scale piuttosto ripide, o la strada è piuttosto lunga, a persone di ogni razza, di ogni colore, di ogni situazione, di salire a questa piazza che è veramente la piazza più importante del territorio. Quindi questo lavoro di risistemazione della piazza e di accessibilità per una fluidità maggiore della piazza credo che siano degli obiettivi sui quali credo che il Comune debba impegnarsi, con la partecipazione ovviamente di tutti i cittadini. E vorrei veramente concludere dicendo grazie ancora a tutti voi che siete veramente presenti in gran numero, quindi tutte le autorità, mi associo al ringraziamento fatto dal Presidente, a tutte le autorità presenti. E ecco, mentre le campane iniziano a suonare, ecco, possiamo avviarci al nostro aperitivo. Grazie.